Bentrovati a tutti voi amici e telespettatori di Le Fonti TV, appuntamento nell'ambito della nostra settimana tematica, nel dettaglio l'avete visto dalla nostra sigla, Assicurazione e Risparmio TV Week, dove il fil rouge, il filo conduttore è quello sicuramente dell'antifragilità, un tema che stiamo approfondendo attraverso ospiti e relatori, attraverso soprattutto la situazione attuale che stiamo vivendo. E in questo particolare appuntamento do il benvenuto a Arianna Nardi, responsabile marketing di Generali Italia, e Gabriele Tedesco, responsabile vendite di Generali Italia, che ne parleranno con me. Bentrovati a entrambi. E Buongiorno. pomeriggio. allora, tra poco dovremo un po' capire che cosa il termine antifragilità significa, come detto poco fa, nel contesto che stiamo vivendo, ovviamente un contesto causato e fatto di incertezze legate al tema del coronavirus. Però prima permettetemi di leggere proprio la definizione di antifragilità. È un concetto che è stato introdotto nel 2012 da Nassim Nicholas Taleb in un volume. Antifragile, prosperare nel disordine. Questo concetto sostanzialmente definisce nel merito l'attitudine di alcuni sistemi a modificarsi e migliorare quando sono esposti alla volatilità, un termine che usiamo tantissimo in questo periodo, al caos, al disordine, ai fattori di stress. E fondamentalmente questo è il periodo giusto per parlarne perché il Covid ha portato instabilità, ha portato necessità di rimodulare alcuni concetti, alcune abitudini della nostra quotidianità e ancora di più in tutti questi ultimi mesi gli attori del comparto assicurativo hanno dovuto necessariamente rispondere velocemente alle nuove esigenze dei clienti, proprio perché, come tutti, hanno dovuto rimodulare le proprie esigenze, appunto, e necessità. E in questo contesto, compagnie, partner, intermediari hanno dovuto ripensare in modo sistemico ai propri processi al fine di garantire proprio la continuità del business e di guardare ancor più in modo limpido e chiaro al futuro. Questo però non basta, perché, e poi davvero vado dai miei ospiti per capire come hanno modulato questo concetto di antifragilità in uno scenario che è caratterizzato sempre di più da quattro fattori, essenzialmente volatilità, incertezza, complessità e ambiguità. È proprio il principio, il concetto di antifragilità che vede nel cambiamento la chiave per la sopravvivenza, ma non solo della sopravvivenza, anche per la crescita delle organizzazioni, al fine, come dicevamo poco fa, di guardare in modo chiaro, in modo ancora più chiaro, al futuro. E allora io direi che con Arianna possiamo proprio partire da qui per poi andare anche da Gabriele, capire che cos'è l'antifragilità in generale Italia. Volevo fare l'ultima specifica. Arianna ci darà il punto di vista del cliente finale, Gabriele invece il punto di vista della rete, così possiamo analizzare entrambi gli aspetti. Allora, Arianna. Allora, io prima di tutto ti do una mia interpretazione dell'antifragilità, di quello che ho imparato in questi mesi. L'antifragilità è uscire, secondo me, da uno shock migliori di come si era, con curiosità, partendo dal contesto e dal farsi prima di tutto le domande giuste, e con passione per trovare la strada giusta, per così dire, per come si dice, allenare l'inallenabile. E questo io l'ho preso da Alex Zanardi, che abbiamo avuto come ospite in una delle nostre trasmissioni e che saluto. Quindi, tre parole che ci hanno guidato in questa fase di antifragilità sono state ascolto costante, continuo del mercato, dei nostri clienti, dei loro bisogni per comprendere e rispondere velocemente alle loro azioni, relazione fisica e digitale, amplificazione, che vuol dire amplificare la relazione tantissimo grazie alla vicinanza, rete, compagnia e fisico e digitale. Ottimo, bella anche la citazione che giustamente hai riportato, naturalmente insomma come non associarsi. Allora, Gabriele, dicevamo, il punto di vista della rete. Provo a tradurlo in tre elementi principali, perché questi sono gli elementi su cui ci siamo concentrati con gli agenti e consulenti della rete di Generali Italia. Antifragile significa innanzitutto e ha significato non fermarsi mai. Noi non ci siamo mai fermati, siamo rimasti sempre aperti, i nostri consulenti, i nostri agenti hanno incontrato i clienti e questo è un punto chiave. Un secondo punto importante è quello relativo alla sicurezza, come l'abbiamo fatto? Siamo stati antifragili perché siamo stati anche capaci di gestire l'emergenza sanitaria con tutte le precauzioni e i dispositivi necessari per affrontare il momento. E c'è un terzo elemento che riguarda l'interpretare il contesto, che è fondamentale. Se sei antifragile, sai anche trovare nuove abilità. Sono quelle che abbiamo trovato
costruendo un modello di dialogo con la rete continuativo anche a distanza. Pensa che nel periodo da marzo a settembre abbiamo fatto continuamente trasmissioni streaming ogni 10 giorni, e ultimamente nei primi 10 giorni di ottobre abbiamo fatto il nostro tour commerciale, il nostro tour vendita virtuale ovviamente, con 40 ore di diretta streaming e oltre 32.000 colleghe e colleghi che si sono uniti a noi da tutta Italia. Ecco, questo è sicuramente un primo modo per ripensare, no? La continuità del business di cui accennavamo all'inizio di questo spazio informativo. Adesso volevo, attraverso proprio le vostre diverse visioni, ricordiamo, Arianna risponderà avendo a mente il cliente finale, Gabriele il cliente interno, dicevo, farvi delle domande un po' secche, un po' mirate, che vadano proprio a capire come è stato rivisto il rapporto con i clienti, a seconda delle esigenze del cliente che comunque sono cambiate. Partirei, se siete d'accordo, dalle aree di bisogno, cioè quali sono state quelle più rilevanti per i clienti in questo periodo. Parto io allora. Sì, Arianna e Gabriele, facciamo questo tandem, diciamo, veloce. Allora, la salute è stata la nostra priorità, perché la salute è in cima alla piramide dei bisogni del cliente in questo momento, in cima alle loro preoccupazioni. Questo ha significato un'attività di revisione continua delle nostre soluzioni nei confronti dei loro bisogni, ad esempio le garanzie Covid che abbiamo introdotto velocemente, piuttosto che la diaria da quarantena. Insieme alla salute, salute significa anche sensibilità verso la prevenzione, le migliori cure e l'assistenza, e ancora da parte nostra introduzione di servizi di teleconsulto, di visite mediche a distanza e così via. Ma salute è anche la protezione dei lavoratori, del lavoro, del capitale umano delle imprese, e per questo abbiamo ancora gestito offerte velocemente, e quindi offerte dedicate alle aziende che hanno visto aderire più di 24.000 imprese e più di 2 milioni di lavoratori. Ma tra questi bisogni la casa che ci ha protetti in questi mesi, la casa che è diventata metamorfica, quindi tante funzioni d'uso, è diventata palestra, è diventata scuola, è diventata posto di lavoro per i nostri pomeriggi e le nostre giornate. Quindi la casa anche come contenitore di relazioni fisiche, digitali, e quindi l'aumento dell'utilizzo degli strumenti informatici. E un po' direi a contorno di tutto questo il tema della gestione dell'incertezza, la preoccupazione delle persone di essere in grado di far fronte al futuro della propria famiglia e dei propri progetti, e quindi per noi questo significa soluzioni di protezione e di protection per proteggere i progetti della vita e delle famiglie. Beh, Arianna, non possiamo dimenticarci poi in fondo qual è stato uno dei più grandi bisogni che i nostri agenti e i nostri consulenti ci hanno trasmesso, ossia non sentirsi solo. Il cliente non si voleva sentire solo. Ci siamo sentiti dire tantissime volte: siete gli unici che ci hanno chiamato. Quindi se mettessi un bisogno in cima alla piramide, sicuramente questo senso di abbracciare il cliente, sentirlo, avendo occasioni di ascolto che casomai normalmente nella vita pre-Covid, chiamiamola così, non avevo, perché attraverso il digitale potevo interagire più volte, sentirlo più frequentemente e dire: ci sono anch'io, affrontiamo i problemi e casomai riguardiamo anche il percorso di pianificazione futura che abbiamo costruito insieme. Beh, direi che queste aree di bisogno sono state abbastanza chiare, anzi molto chiare con questo metodo. Andiamo avanti con questo schema, se siete d'accordo, mi piace, per mettere a confronto proprio le due visioni. L'offerta, su cosa vi siete principalmente concentrati, Arianna e poi naturalmente Gabriele? Legati a questi bisogni che abbiamo visto, necessariamente le 5 offerte chiave per noi sono state protection, salute, casa, famiglia, risparmio, investimento e imprese. E insieme alle garanzie offerte all'interno di questi contenitori anche il migliore servizio, come dicevamo prima, di prevenzione per uso quotidiano o saltuario, ma anche di assistenza post evento. Però anche la maggiore semplicità, ed è su questo che faccio un piccolo approfondimento, semplicità nel dialogo con il cliente, nell'analisi delle sue necessità. Questo significa cercare di raccontare il tema assicurativo in modo facile, diretto. Le persone avevano prima di tutto bisogno di sapere che erano protette e non che rischiavano di ammalarsi, e questo significa arrivare, cercare di arrivare. Quindi le parole, il tono di voce, il linguaggio, il canale,
Questo è stato alla base della nostra continua revisione della strategia di comunicazione che abbiamo dovuto fare ogni giorno per tutto questo periodo. Mi piace guardare il tema anche della strategia dell'offerta da un'altra prospettiva, la prospettiva ovviamente di chi è sul campo. Allora, da questo punto di vista, un primo tema l'avevamo toccato, la sicurezza, mettere in sicurezza il personale e le loro famiglie delle nostre agenzie. Questo era un pilastro centrale, ma anche, e questo è interessante, consentire una nuova abilità in questo contesto. Io ricordo sempre nei vari convegni un numero, noi siamo riusciti a remotizzare 4.500 postazioni di colleghe e colleghi amministrativi delle agenzie nell'ambito di un weekend, quindi potevano tranquillamente il lunedì lavorare da casa come se fossero in agenzia e questo ha dato parecchia tranquillità e sicurezza alla nostra rete. C'è stato un ultimo aspetto a cui abbiamo tenuto particolarmente sin dai primi momenti ed era quello della tranquillità economica. Nel contesto che abbiamo attraversato e che stiamo affrontando, affrontare il futuro con maggiore serenità significa avere alle spalle una compagnia solida che ti dà tranquillità in un momento in cui la volatilità anche potenziale delle tue provvigioni, dei tuoi ricavi agenziali sarebbe aumentata. Ecco, questo l'abbiamo dato in questo periodo e sicuramente è stato un vantaggio. Punto fondamentale sicuramente del periodo di cui stiamo parlando è quello relativo alla comunicazione. Quindi la prossima domanda è questa: quali canali avete utilizzato? Beh, abbiamo utilizzato tutti i canali in modo integrato, fisico e digitale, direzione e agenzie, come dicevo prima, per creare quell'effetto di amplificazione importante che ci ha consentito di arrivare. Quindi chiaramente il digitale ha prevalso su altre modalità di relazione e noi ci siamo fatti trovare pronti perché da anni lavoravamo con le nostre agenzie per costruire questa rete importante di comunicazione. Ti dico qualche numero: 5 account social, 1000 account ufficiali di agenzie social, più di 1100 siti web ed account Google. Tutto questo crea una grande potenza di comunicazione e ci consente di arrivare mediamente ogni giorno alle nostre circa 800.000 persone che fanno parte della nostra community. Ecco, tutto questo però, meglio di me, vorrei rappresentartelo in un piccolo video. Guarda, direi che la comunicazione è stata la grande protagonista di questa fase, come ha detto Arianna, e abbiamo tenuto tanto a utilizzare questa leva e investire parecchio tempo che abbiamo pensato a un certo punto che fosse importante comunicare non solo in un ambito formale, classico, tradizionale, quello del lavoro e del linguaggio del lavoro, ma anche trovare nuove forme di comunicazione. E quello che è successo lanciando qualche mese fa i cosiddetti aperitivi commerciali, cioè delle dirette live Facebook che abbiamo avuto con i nostri consulenti un po' di tutta Italia, quindi brindando e raccontando il nostro aperitivo e a fine giornata commentando come era andata. Abbiamo avuto, pensa, 23.000 visualizzazioni.
e oltre 700 post di commenti, e sicuramente è stato anche un altro modo di tenere forte, mantenere il legame con la rete, e continuerà ancora in futuro. Beh, allora, a proposito a questo punto dell'altra parola chiave dei ragionamenti che vogliamo fare oggi, cioè quella di cliente, l'abbiamo nominato più volte e ricordando che Arianna risponde sempre avendo a mente il cliente finale e Gabriele il cliente interno, parliamo proprio di loro, cioè mi piacerebbe capire qual è stata la reazione a questa vostra attività. Allora, al di là di quello che abbiamo registrato giorno per giorno, abbiamo fatto una vera e propria rilevazione della customer satisfaction post lockdown. E le cose che sono emerse, le sintetizzo. Sicuramente la capacità di fornire assistenza e le componenti relazionali del nostro essere vicini al cliente hanno presentato un saldo positivo nel confronto pre e post lockdown, quindi sono decisamente aumentate. Più importante e più soddisfacente è il giudizio dato ai touch point digitali. Quindi, alla luce di questi elementi e dei giudizi che sono stati dati ai nostri clienti, noi ci aspettiamo dei cambiamenti rilevanti. Adesso la tecnologia sarà un fattore sempre più presente che dovremmo tenere all'interno dei nostri processi proprio per migliorare la nostra capacità di relazione con il cliente. La maggiore centralità dei prodotti legati alla salute, alla protezione e alla casa. La flessibilità che chiede rispetto al tema dei prodotti finanziari il cliente e in generale il livello di servizio. Queste le cose principali. Beh, c'è un'altra faccia della medaglia relativamente alla soddisfazione del cliente, che è quella della soddisfazione del cliente interno, i nostri agenti e i nostri consulenti. Ebbene, abbiamo recentemente fatto un'indagine di trade satisfaction relativa a un aspetto, come i vari agenti e consulenti di tutto il mercato, non solo quelli di Generali, hanno vissuto il rapporto con le compagnie in questa fase. La cosa interessante è quello che è emerso. Dal mercato, circa il 20% degli agenti di tutta Italia ha ritenuto che Generali avesse fatto un buon, ottimo lavoro, e per quanto riguarda la nostra rete, oltre l'80% dei nostri agenti e consulenti ha confermato che ha sentito la compagnia molto vicina. Per noi questo è un indicatore molto importante tra tanti altri. E beh, adesso non possiamo non parlare degli agenti. Qual è la sfida dei prossimi 3 mesi? Cominciamo a guardare anche al futuro. E appunto iniziavamo ad accennarlo prima, difficilmente si può pensare di tornare indietro nella modalità di relazione con i clienti, guardando sempre appunto al tema dei clienti. Quello che abbiamo fatto in questi mesi deve essere un'eredità per guardare avanti, e tenendo conto che poi i clienti ci guardano come guardano e utilizzano servizi di altri settori, penso a Netflix, ad Amazon, noi per forza siamo benchmark insieme a questi. Quindi il digitale è stato in grado di amplificare i nostri messaggi e ci accompagnerà anche per il futuro, però il cliente vuole vicinanza, valore, valore della consulenza e human touch. Aggiungerei un altro aspetto di questa sfida degli ultimi 3 mesi. Per me, che sono un direttore vendita, gli ultimi 3 mesi dell'anno rappresentano sempre il momento clou per quanto riguarda i risultati di un esercizio. Io sono convinto che noi usciamo da questa fase con nuove abilità, ne ha parlato anche l'Arianna, e queste nuove abilità ci consentono di affrontare il contesto in modo efficace, anche quando c'è da leggere un contesto che varia giorno per giorno come è adesso. Però siamo più forti da questo punto di vista, abbiamo appunto queste nuove abilità, tra cui il digitale, abbiamo un'offerta molto potente e soprattutto abbiamo una rete di consulenti e di agenti che ha dimostrato di essere di una forza esplosiva anche in un periodo così particolare. Beh, io direi che siamo partiti, no, con il concetto di antifragilità, è il modo migliore per spiegare i concetti al di là delle definizioni, insomma, che siamo andati un po' a leggere, è quello di parlare con chi si è trovato di fronte a queste situazioni, visto che, come detto, siamo all'interno di questa assicurazione risparmio TV Week, era
insomma, bello, così come abbiamo fatto, capire come si è evoluto il mondo assicurativo, del comparto assicurativo. Però c'è ancora una cosa che io voglio chiedervi prima di salutarvi quest'oggi, perché sicuramente oltre ai nostri telespettatori vi stanno seguendo molti agenti generali. E allora, che messaggio volete dare a loro in chiusura? Allora, io ho capito che oggi siamo più vicini di prima, ma soprattutto che oggi, Gabri, siamo Siamo più forti di di prima. prima. Ecco, avete benissimo, cioè diciamo che questo all'unanimità è un po', potrebbe essere una sorta di slogan del periodo. Assolutamente sì, scusa Arianna, è il nostro slogan, è un po' il refrain del nostro tour vendite, ma ormai credo che si sia insediato nel nostro DNA. Arianna, Niente da sì. aggiungere perché volevo appunto che fosse Gabriele a sottolineare questo. Va bene, allora io non posso far altro che ringraziarvi. Ringrazio Arianna Nardi, responsabile marketing di General Italia, e naturalmente Gabriele Tedesco, responsabile vendite di General Italia. Grazie Grazie. a voi. e ringraziamo anche tutti voi che ci avete seguiti, naturalmente nel contesto dell'assicurazione Risparmio TV Week. Grazie e buon proseguimento sulle fonti TV.